banana ancora in puro, no? Per poi poterlo tingere, dopo magari se andiamo al Museo delle Alpi facciamo vedere la foto, grazie alla preta relatenda, ovvero pietra della tintura, perché a Caposele, oltre a macinare il grano, a una grande produzione di olio, avevamo una grande, grandissima produzione tessile. Pensate anche un allevamento di bati da seta. Proprio perché grazie alle gualfiere potevamo produrre una lana molto sottile, pronta per essere tinta, come dicevo prima, sulla preta relatenda. Quindi Caposele era un paese ricchissimo, uno dei paesi più ricchi della provincia di Avellino. Perché? Perché avevamo l'acqua. Era un paese che letteralmente sorgeva sull'acqua. I più fantasiosi, o neanche tanto, lo hanno anche chiamato la piccola Venezia, proprio perché era un paese che si affacciava su varie sponde collegate da piccoli ponticelli, quindi ricordava molto la, diciamo, struttura urbanistica di Venezia. Detto questo, perché la chiesa è distaccata dal campanile? Un nome importante all'interno di quest'opera è stato l'ingegnere Rosalba, Camillo Rosalba, del Genio Civile di Salerno. Venne emanato un bando per cercare un modo per portare l'acqua in Puglia. Vinse la direzione di lavori. Inizialmente non venne creduto questo ingegnere Rosalba, perché quando venne a Caposele, nelle zone dell'Irpinia, disse: perché non portiamo l'acqua di Caposele in Puglia? Inizialmente i caposelesi fecero una rivolta grandiosa, perché è un po' come se qualcuno entrasse nelle vostre case e vi rubi il pane a tavola, no? Questo è infatti uno dei moti rivoluzionari, era sotto l'urlo dell'acqua non si vende, non ci luati l'uffano. Non penso che abbia bisogno di traduzione, penso che avete capito tutto. Non è a caso, un certo Don Pasquale Laria mandò una lettera all'allora re Vittorio Emanuele dicendo di fermare questa atrocità. La risposta? Noi abbiamo avuto anche un esilio, un uomo mandato in esilio. Questo Don Pasquale Laria è stato mandato alle Isole Tremiti per qualche tempo, perché la libertà di espressione era quella che era, no? Quindi inizia, dopo un po' di tempo, grazie anche all'intervento economico di alcune società private, poi il Regno d'Italia, allora, inizio Novecento, ovviamente l'Italia ancora non era una repubblica, grazie a Pavoncelli, da cui prende il nome appunto la Galleria Pavoncelli, questa galleria che porta ulteriore acqua all'interno del canale principale, e a Zampari si conclude quest'opera dal punto di vista economico. Perché quindi la chiesa è distaccata dal campanile? Perché inizialmente attaccata, l'ingegnere, quando volle costruire il chilometro zero, perché da questa palazzina in pietra locale parte il chilometro zero dell'acquedotto, disse: vabbè, abbattiamo la chiesa e basta. Il popolo di Caposele unito, una delle poche volte nella storia dove tutti uniti hanno detto no, la chiesa della Madonna della Sanità non si distrugge definitivamente, ma la spostiamo giù. Per questo un secolo fa è stata ricostruita, cercando di trarre molti dei materiali originali giù, ok? E questo campanile fa parte di uno dei pochi campanili, diciamo sicuramente nella provincia di Avellino, distaccati dalla chiesa. Perché oggi, come diceva anche prima Ernesto, avete la possibilità di vedere un'opera unica in tutto il mondo, e non lo dico perché non ci vuole per campanilismo, ma perché effettivamente è qualcosa che è reale. L'acquedotto pugliese con i suoi 350 chilometri, perché da Caposele fino a Santa Maria di Leuca sono circa 340 chilometri. 398 chilometri, quindi è un qualcosa di incredibile, completamente costruito a mano il canale principale, ancora oggi non sfrutta alcunché di elettricità, perché l'acqua arriva in Puglia per pendenza. Ogni chilometro si abbassa di un metro, il rapporto 1 a 1000, come gli antichi acquedotti romani. Ok? La portata d'acqua ne fa uno dei primi al mondo, sono circa 4.000 litri d'acqua al secondo in media, 4.500 al secondo, e uno dei primi ancora per lunghezza, come diceva Enzo che è il nostro acquedottista, quindi per tutte le note tecniche ci potrà benissimo delucidare lui, è ancora oggi considerata una delle opere di ingegneria idraulica mai costruita prima. Pensate che una nota rivista inglese ci ha dedicato un dossier di più di 70 pagine, ancora oggi è, diciamo, esempio di tesi di laurea. È una grande opera, realmente dai tanti non conosciuta, che oggi voi con questa invasione, diciamo, fotografica avrete modo di catturare. Un altro record, giusto per... Questo è mio nonno, grazie a me che mi... Enzo che mi hai ricordato anche nonno. In realtà nonno diceva una frase di Ungaretti, perché Ungaretti visitò questi luoghi
e disse che l'acquedotto Pugliese era un'opera che sfidava qualsiasi altra opera anche per bellezza. E questo palazzo qui che vedete, oggi sede dei carabinieri, allora era un posto di ritrovo dove documentare tutti appunto i passaggi, dove venivano conservati i documenti ufficiali e dove venivano i dirigenti dell'acquedotto. Si tratta di uno dei primi edifici in cemento armato d'Europa, di fine 800, inizio 900. E potrete vedere magari quando andiamo via la sigla originale dell'attuale AQP, che era Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, perché inizialmente l'acquedotto è partito con delle società private. Lo Stato, o meglio il Regno d'Italia, non voleva investire in un'opera assurda, no? Chi poteva mai portare l'acqua da Caposele fino alla punta estrema della Puglia? Era impensabile. Però poi quando si videro con dati alla mano che era possibile realizzarlo, ovviamente, si cominciò a crederci. Iniziamo a vedere l'opera, che il chilometro zero parte proprio da questa palazzina qui. Se possibile ci dividiamo in gruppi di 20-25 persone, perché lo spazio è limitato. Entriamo e usciamo. Sai, se non è di più, potrebbe essere più di un metro? No, di più. Qual è? Scritto. 2,50, vedi? Ah, qua. Questo rosso. 2, 1,50. Quanto è? 1,50. Insomma, è quello che mi ha fatto.